Diamo adesso la parola ad Alessandro Pascale, insegnante, candidato sindaco del Partito Comunista al Comune di Milano alle prossime elezioni amministrative. Compagni e compagni, noi siamo qui oggi per lanciare un messaggio. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello che costiamo all'opposizione comunista a questo governo. Questo messaggio lo rivolgiamo a chi ha sofferto in quest'ultimo anno, a chi soffre anche oggi e a chi è destinato a soffrire per decisioni prese altrove. Lo rivolgiamo a chi lavora in smart working, alienandosi sempre di più, non avendo più una vita sociale. Lo rivolgiamo a chi ha perso il lavoro per colpa della crisi. Lo rivolgiamo ai commercianti che sono stati costretti a chiudere. Lo rivolgiamo ai precari che non hanno certezze sul futuro. Lo rivolgiamo ai disoccupati, lo rivolgiamo alle donne che ancora continuano a subire la violenza di una società patriarcale e classista. Lo rivolgiamo a chi fatica ad arrivare a fine mese, a chi non riesce a pagare il mutuo o l'affitto. Lo rivolgiamo a tutti quelli che si sentono in colpa, che si sentono imbruttiti da questa crisi, che pensano di essere colpevoli. Non sono noi colpevoli, non siete voi colpevoli. I colpevoli stanno a Roma, stanno a Bruxelles, stanno a Washington. Non siamo noi colpevoli. È da un anno che andiamo avanti con questi lockdown a intermittenza. È perché si è scelto fin da subito di non effettuare mai davvero un serio lockdown. Alcuni li hanno chiusi, altri no. Nell'ultimo anno, 2020, l'Italia ha realizzato un surplus commerciale di 63 miliardi di euro. Vuol dire che c'è un settore che ci ha guadagnato dalla crisi. Ci sono lavoratori che sono andati in fabbrica lo stesso, nei luoghi di lavoro, con colleghi, colleghe che si ammalavano. E cosa è successo in quei casi? Niente. Non si faceva niente. La salute dei lavoratori non conta. I lavoratori sono merci, lo sappiamo. Così ragiona questo sistema. Noi stiamo vivendo una crisi democratica, una crisi democratica di lungo periodo. Io sospetto che questo paese in realtà non abbia mai vista la democrazia, neanche ai tempi della Prima Repubblica, ma quello che sta avvenendo negli ultimi decenni è sconvolgente. Il governo Draghi è l'ultima manifestazione di questa crisi. Chi è Draghi? Lo sappiamo chi è. Noi lo sappiamo. Molti non lo sanno ancora. Per cui dobbiamo ribadirlo in ogni intervento. Dobbiamo ribadire che Draghi, quando era direttore generale del Ministero del Tesoro all'inizio degli anni 90, ha promosso le privatizzazioni svendendo l'industria pubblica di questo paese, che è la quinta potenza industriale del mondo. Dobbiamo ribadire la lettera che ha mandato dal presidente della BCE, della Banca Centrale Europea, nel 2011, con cui di fatto ha promosso un golpe finanziario, un golpe politico che ha portato al governo Monti. Dobbiamo ribadire certamente che ha commissariato la Grecia nel 2015. In Grecia
Ci sono famiglie che non avevano neanche abbastanza soldi per comprare le medicine ai bambini che stavano male. È per colpa di questo signore, non solo lui chiaramente, ma ha delle colpe enormi. In un paese civile Draghi non sarebbe diventato presidente del Consiglio. Draghi sarebbe sotto processo per tradimento nei confronti della Costituzione e del popolo italiano. Com'è possibile che questo personaggio sia diventato presidente del Consiglio? Gramsci ci diceva che poche mani non sorvegliate da alcun controllo tessono la tela della vita collettiva. E la massa ignora perché non se ne preoccupa. Ormai sono tanti anche i telegiornali all'estero che parlano di un complotto che è avvenuto in Italia, un piccolo golpe. Ne parlano tranquillamente, senza pudore. I nostri TG non ne parlano ovviamente, ma altrove sì, e non sono i comunisti che ne parlano. Perché è stato fatto, chiamiamolo complotto, questo complotto? Per ragioni chiare, ben precise. La borghesia, meglio, ha bisogno di fronteggiare questa crisi. Una crisi mondiale, in cui l'impero statunitense, l'Unione Europea, che è alleata dell'impero statunitense, stanno subendo l'ascesa della Cina. E non solo, ma la Cina è un paese guidato da un partito comunista. Compagni e compagni, la Cina è un paese guidato da un partito comunista. E la Cina ormai ha sempre più la supremazia economica, tecnologica, culturale. È stata capace anche di fronteggiare la pandemia in pochissimo tempo, così come gli altri paesi socialisti che ancora ci sono nel mondo, che hanno dimostrato che un governo socialista soltanto è capace di tutelare il popolo. Cuba, Laos, Vietnam, Corea del Nord, della giusta. Ora, il grande capitale ha bisogno di prepararsi in questa guerra fredda che è già in corso con la Cina, e avevano bisogno di un governo che li garantisse su questo. Questo complotto è filoatlantico, prima caratteristica. È un complotto filoatlantico perché ha l'obiettivo di chiudere completamente i rapporti con la Cina, ripristinando l'asse dell'alleanza ferrea con gli Stati Uniti d'America, quegli stessi Stati Uniti d'America che abbiamo visto come intendono la democrazia, le abbiamo viste le proteste e le contestazioni che hanno avuto pochi mesi fa. L'Italia fa parte della NATO, siamo ancora un paese imperialista, ma anche una piccola semicolonia. Non abbiamo piena sovranità politica. Il secondo aspetto per cui è stato creato il governo Draghi è che bisognava salvare le grandi imprese, tutelare le grandi imprese, tutelare gli interessi delle aziende che servono a garantire anche la produzione industriale tedesca. Unione Europea e trazione tedesca. Quello che non è riuscito a Hitler è riuscito benissimo alla Merkel con l'euro. E questa è una delle ragioni, una delle tante ragioni per cui ci opponiamo a questa Unione Europea. Noi diciamo che il problema di fondo non è soltanto l'Unione Europea, non è la Germania, non è gli Stati Uniti. Il problema di fondo è tutto ciò, il capitalismo. Dal capitalismo si genera l'imperialismo. I problemi così diventano concretamente l'Unione Europea, la NATO, la borghesia,
una parola vetusta per qualcuno, ma ancora ci sono poche migliaia di persone che controllano e decidono tutto in questo pianeta. Chiamiamole come vi pare, noi li chiamiamo borghesi. Il capitalismo ha fallito nella gestione di questa pandemia, è sotto gli occhi di tutti. Ci hanno detto che per molti mesi non erano in grado di farci avere mascherine. Ci hanno detto che c'erano dei problemi con la sanità, che non avevamo abbastanza posti letto. Si sono ben guardati da ricordare che sono stati loro, governi di centrodestra, governi di centrosinistra, che hanno tagliato per decenni sulla sanità pubblica. Ci hanno detto che dobbiamo necessariamente prendere i vaccini promossi dall'Unione Europea e da Washington. Non si capisce perché un piccolo paese come Cuba sia in grado di produrre un vaccino e noi no. Non si capisce perché non possiamo utilizzare i vaccini russi e cinesi semplicemente perché dobbiamo sottostare alle politiche di Washington, delle loro sanzioni che penalizzano anche tutti i commercianti di questo paese. Noi in realtà lo sappiamo, perché l'Italia non è in grado da sola ormai di affrontare una crisi come questa. Non siamo in grado perché negli ultimi 40 anni tutti i principali partiti che oggi infestano il Parlamento hanno seguito i consigli di gente come Draghi, che invocava queste ricette liberiste, distruggendo l'industria pubblica e mettendoci completamente in mano le multinazionali occidentali. Ci dicono adesso che la soluzione passerà per il recovery fund. Noi sappiamo che dei 200 e passa miliardi che vengono sbandierati ce ne saranno in realtà pochissimi che arriveranno effettivamente nelle casse italiane. Quello che non ci dicono è che questi soldi serviranno per indebolire ulteriormente i nostri piccoli residui di sovranità. Sempre di più decideranno a Bruxelles e a Washington. Quello che non ci dicono è che noi abbiamo un debito pubblico di 2.600 miliardi di euro come paese. Non vi dicono che negli ultimi 40 anni abbiamo già ripagato 4.000 miliardi di euro di interesse, cioè l'abbiamo già ripagato una volta e mezzo. È un meccanismo questo con cui ci stanno espropriando lentamente, ci stanno dissanguando, perché poi chiaramente chi è che lo paga? Chi è che li paga questi interessi? Siamo noi, con le nostre tasse e con mille altre maniere con cui veniamo sfruttati. Perché quindi siamo all'opposizione di Draghi? Siamo all'opposizione di Draghi perché Draghi evidentemente è il rappresentante organico di questo blocco sociale, di questi parassiti, di queste migliaia di speculatori che vivono sulla nostra pelle. Draghi è il rappresentante di questo blocco sociale padronale che controlla direttamente o indirettamente la quasi totalità dei partiti politici esistenti. Noi parliamo di partito unico liberale in questo senso, ma sappiamo, Marx l'aveva già detto, lo Stato borghese è il comitato d'affari della borghesia. Niente di nuovo da questo punto di vista, ma oggi c'è qualcosa in più rispetto ai tempi di Marx.
se uno come Draghi può avere il consenso della maggior parte degli italiani, a quanto dicono certi sondaggi. Abbiamo visto tutti il culto della personalità di cui è soggetto quest'uomo, il potere che hanno le televisioni, tutte le televisioni, tutti quanti che ribadiscono le stesse cose, che è una persona capace, competente. Qualcuno è arrivato pure a dire che è di sinistra. I giornali fanno la stessa cosa, gli intellettuali, i professori, quasi tutti schierati a favore, tutti i centri fondamentali di questo paese, tutti i centri nevralgici dell'opinione pubblica sono schierati con Draghi. Questo è il motivo per cui io penso che non ci basti parlare di un partito unico liberale, ma noi viviamo in una sorta di regime. Questo è un totalitarismo. È un totalitarismo liberale, in cui tra l'altro, non a caso, non è possibile dissentire, non è possibile un'opzione comunista. Il comunismo è stato equiparato al nazismo. Lo ha fatto il Parlamento europeo. Continuano a farlo anche oggi in Italia, l'hanno fatto pochi giorni fa in Liguria. Noi sappiamo però che il liberalismo, loro, lo intendono come libertà solo per loro, per i padroni. Non è libertà per noi. La libertà per noi passa dal socialismo. È per questo che noi riteniamo fondamentale riproporre ancora la necessità di un paradigma alternativo a questa società. Noi siamo qui per rivendicare l'attualità del socialismo. Noi siamo qui per dire che questo paese deve recuperare sovranità nazionale e popolare. Siamo qui per dire che solo con una pianificazione economica guidata dallo Stato, d'accordo con la gestione dei lavoratori, con il potere effettivo dato ai lavoratori, sarà possibile risolvere i gravi, grandissimi problemi sociali e ambientali che già ci sono e che aumenteranno sempre di più. Compagni, siamo pochi, siamo relativamente pochi, e molti ritengono che noi andiamo contro il pantano, andiamo nel pantano, scusate, ma noi siamo un piccolo gruppo compatto, camminiamo per una strada ripida, difficile, ma ci teniamo per mano, siamo compagni, il legame più nobile che ci sia. Siamo circondati da nemici da tutte le parti e dobbiamo quasi sempre marciare sotto il fuoco, ma noi nel pantano non ci andremo, lasceremo che ci vadano altri. Noi oggi ribadiamo il nostro messaggio al popolo che soffre. Diciamo a tutti che la storia ha dimostrato come solo con un forte partito comunista sia possibile migliorare le condizioni di tutto il popolo. Noi siamo qui perché vogliamo rafforzare il Partito Comunista. Vogliamo che diventi l'unica vera opposizione a questo sistema. Tra poco ci saranno le elezioni a Milano e in altre città. Io mi sono messo a disposizione per questo scopo, per questo obiettivo, nient'altro. Spero di essere all'altezza di questo compito molto difficile. Per me è un onore e vi ringrazio i dirigenti
del partito che mi hanno fatto questa richiesta. Noi utilizzeremo le elezioni per rafforzare e costruire il partito. A tutti quanti, tutti quelli che non sono qui oggi, tutti quelli che hanno dubbi, tutti quelli che non sanno più cosa credere, diciamo di unirsi a noi. Grazie.